La mia parente stretta è la salamandra nera o salamandra atra. Ormai è passato un milione di anni da quando non la vedo più. Ma era proprio uguale a te? No, ha perso le mie belle macchie dorate sulla schiena ed ora è tutta nera. E questa dove vive? Vive su quasi tutte le Alpi, ma non qui da noi, sull'altopiano dei Sette Comuni. E allora tu appartieni alla specie della salamandra pezzata? Non confondetevi, io non sono la salamandra pezzata, quella che di solito abita più in basso, ma anche quassù nei Sette Comuni. Lei non è la mia parente più stretta. Ma allora con chi sei più imparentata? Sono più imparentata con la salamandra nera, una vera montanara come me. È da tanto tempo che vivi qui in alta montagna? Sì, è da tanto tempo che vivo quassù. Sono l'ultimo relitto di un'antica stirpe. Sono sopravvissuta mangiando insetti, ragni, lombrichi, lumache. Mangi anche erba? Ma scherzi, io sono solo carnivora! Tu vai usando? Certo, alla fine di Zibantemano, ossia settembre. Dove vai a nasconderti? Mi nascondo sotto le corteccie, sotto i sassi e in altri posti molto riparati, che resto in letargo per tutto l'inverno. E quando ti svegli? Mi sveglio quando l'aria si fa tiepida, agli inizi di muaio, ossia maggio. Le femmine quando fanno i piccoli? Solo una volta ogni 2-3 anni. Quanti piccoli fa una femmina? Le femmine della mia specie partoriscono in media uno o due piccolini. Tu che vivi da molto tempo quassù, puoi dirci se ci sono stati dei cambiamenti? Per molto tempo è rimasto quasi tutto uguale, ma poi, quasi 2000 anni fa, è venuta sulle nostre montagne una moltitudine di persone, molti guerrieri longobardi. Che cosa hanno fatto questi guerrieri? Hanno tagliato una parte dei nostri boschi, sostituendoli con radure, campi, prati e anche case e strade. Che lingua parlavano in queste popolazioni? Loro parlavano il cimbro, la più antica e nobile di tutte le lingue tedesche, l'hanno usata e difesa per più di 1000 anni. E poi che cosa è successo? Dopo la grande e orribile guerra del 1915-1918 che ha distrutto quasi tutto l'altopiano, hanno pian piano smesso di usarla. Intorno all'anno 2000 rimanevano solo ancora poche persone che sapevano parlare questa bella e nobile lingua. Ultimo relitto di un antico circo. Che peccato! Quali altre cose sono successe in quel periodo? Nel 1978 il professor Trevisan, la sua famiglia e i suoi amici mi ha scoperta al pian del morto. Che cosa hanno fatto queste persone? Hanno raccolto 12 delle mie amiche e uno di noi, un maschio grande e grosso, l'hanno messo in una bottiglia riempita d'alcol e il suo corpo è ora conservato al Museo di Firenze come olotipo con il numero 13456. Cosa vuol dire olotipo?
è l'esemplare animale che serve a descrivere per la prima volta una nuova specie. Come l'hanno chiamato? Il professor Trevisan ci ha dato un nome latino, Salamandraca aurore. A quel salamandra nera era già chiamata Salamandra acra, Salamandra acra, e la salamandra pezzata Salamandra salamandra. Oh, mie care persone, voi non potete credere cosa ci è successo quando il professor Trevisan ha pubblicato la sua scoperta. Da tutto il mondo alcuni sono venuti qui sull'altopiano per prendere le mie amiche e ucciderle, o per rinchiuderle in un piccolo terrario fino a farle morire nelle abitazioni. Ma i ricercatori, gli scienziati, gli studiosi sono rimasti zitti a guardare? Dalle università sono venuti alcuni zoologi e hanno tagliato qualche dito dalle zampe delle mie amiche per studiare i nostri geni e per capire quali fossero i nostri parenti più stretti. Poi, l'11 maggio 2007, uno dei miei amici della Val Sparavieri ha fatto una passeggiata fuori di casa, al di là dei confini della vecchia Austria, fin sull'altopiano di Vezzena, fino alla Val Postesina. Che cosa ha visto durante la passeggiata questo tuo amico? Lì è stato visto da due zoologi olandesi che hanno fatto pubblicare la notizia che noi viviamo anche al di fuori dell'altopiano. E poi? E poi molti dei boschi dove abito sono stati tagliati e così il suolo si è inaridito. Noi non abbiamo più potuto vivere in quei posti e anche per questo sono rimaste solo poche. Che brutto mondo! Sì, era un mondo veramente brutto. Ma ora sono contenta che le cose siano cambiate. Adesso nessuno ci cattura più, perché le persone sono diventate intelligenti e amano di nuovo gli antichi boschi con i faggi, abiti bianchi e rossi, con le salamandre dorate. Hai conosciuto qualche naturalista anche di nuovo? Certo, ho avuto il piacere e l'onore di incontrare il maestro Patrizio, un vero appassionato della natura, di cui sono diventata amica. Era, se non erro, il 1985. E la lingua cimbra? L'antica lingua cimbra è parlata da pochi, ma ci sono sempre più persone che si interessano di mantenerla viva. Anche voi a scuola avete imparato qualche parolina, vero? Abbiamo imparato i numeri. Yeah.
trovare facilmente anche nei luoghi della vostra bella terra, come Tangelo. Buone vacanze! Cosa degli insetti! Caiga! Luogo dove suona il vento! Taite! Riva! Asta! Luogo di riposo! Ebene! Luogo agiante! Enrico, ricordatevi! Se mi incontrate durante una vostra passeggiata nei boschi, abbiate rispetto di me! Gute Luc Kinda! Buona